Questa è la storia di un libro, il Libro delle Stelle. È il catalogo della missione Gaia. In realtà, più che a un libro, assomiglia a questo, un repertorio che elenca e identifica 1,8 miliardi di stelle, la loro precisa posizione nello spazio, il loro movimento e la loro velocità, ma anche le proprietà fisiche, come colore o luminosità. Queste stelle sono state osservate dal satellite europeo Gaia, che dal 2014 gravita assieme alla Terra intorno al Sole, voltandogli le spalle per scrutare nell'oscurità del cielo. Gaia ruota anche su se stessa. In 6 mesi scansiona l'intera volta celeste, poi ricomincia da capo. In media, nell'arco di 5 anni, la stessa stella viene osservata 70 volte. Questa ripetizione permette di completare un accurato profilo di ogni corpo celeste. Nulla o quasi sfugge allo sguardo di Gaia, equipaggiata con 2 telescopi ad alte prestazioni e 3 strumenti che raggruppano sensori per 940 milioni di pixel, 80 volte di più rispetto agli smartphone di ultima generazione. In questo modo, il catalogo di Gaia ha descritto non solo quasi 2 miliardi di stelle, ma anche esopianeti, galassie o quasar. Questo libro è un tesoro scientifico, una vera miniera di informazioni. Dal 2018 gli scienziati di tutto il mondo hanno pubblicato più di 5.000 articoli scientifici basati su questi dati. Ma non è finita qui. Rimane ancora un capitolo importante di questa storia. La missione Gaia non è solo il satellite, ma è anche quello che viene chiamato il segmento di Terra. Il centro che guida il satellite e i 6 centri interconnessi responsabili del meccanismo che rende possibile passare da questo a questo. Ogni giorno Gaia effettua più di 600 milioni di misurazioni. Sono 50 GB di dati giornalieri che vengono ricevuti e decompressi in un centro di elaborazione dell'Agenzia Spaziale Europea a Madrid. Questi dati grezzi del computer devono quindi essere trasformati in dati scientifici. Per ogni informazione è necessario sviluppare la formula scientifica, l'algoritmo che la renderà fruibile dagli utenti finali e arrivare infine a una formula globale applicabile a ciascuna delle 1,8 miliardi di stelle. Si tratta in effetti di un titanico lavoro di codifica informatica, suddiviso tra 430 scienziati e ingegneri di 24 paesi diversi, per lo più europei, ognuno dei quali ha sviluppato parte della formula globale secondo temi specifici, come ad esempio gli algoritmi relativi alle velocità radiali delle stelle e alle loro proprietà fisiche come temperatura, composizione chimica e massa. La Francia ha un ruolo importante in questo lavoro, anche perché è compito del CNES, l'Agenzia Spaziale Francese, testare e validare nella sua sede di Tolosa tutto il software prodotto dai partner europei. Algoritmi che vengono fatti girare su un sistema di calcolo dedicato ospitato nei sotterranei del CNES, composto da 6.000 processori e 350 server. Un sistema su cui passano tutte le misurazioni effettuate da Gaia e senza il quale occorrerebbero 460 anni per svolgere i calcoli astronomici su un singolo computer. E proprio da questa casa editrice, per così dire, è uscita nell'estate del 2022 la 3ª versione del nostro Libro delle Stelle, il catalogo dei dati di Gaia più ricco e completo finora pubblicato. Ma la missione Gaia non è ancora finita. Rimangono ancora anni di dati accumulati da trattare. A ben pensarci, poi, i 2 miliardi di stelle del catalogo non rappresentano che un misero 1% delle stelle presenti nella nostra galassia. È come se restassero moltissime pagine bianche da riempire di questo fantastico libro. Un libro che, anche se non può essere regalato come strenna natalizia, può comunque essere consultato online a questo indirizzo.